Grazie Presidente. Beh, innanzitutto, prima di trattare il contenuto di questa legge di bilancio, andiamo alla genesi di chi ha creato e di chi sta realizzando e di chi ci sta dicendo che questo bilancio è il miglior bilancio che il nostro Paese poteva recepire. Un governo nato quest'estate, se ve lo ricordate, con la scusa che bisognava aumentare l'aumento dell'IVA. E quindi di fretta e furia un governo nato tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, poi arrivati Italia Viva, dove alla fine ci siamo ritrovati un governo che è tutto tranne che il governo che deve portare a casa questa legge di bilancio. Perché? Perché questa legge di bilancio è rimasta in Senato 40 giorni. E per 40 giorni, sembrava 40 giorni, ci avete fatto vedere tutto e il contrario di tutto. Ci avete fatto assistere a delle sceneggiate degne dei film drammatici degli anni 50. Avete promesso una legge di bilancio che doveva rilanciare il nostro Paese, per poi rendervi conto che i soldi non li avevate e che quindi quella legge di bilancio, anzi, a parte che l'ho sentito anche oggi dire che il Paese verrà rilanciato, per poi presentare un bilancio di tasse contro le famiglie e contro le aziende. Questo è il governo delle tasse e delle manette e delle tasse. Tasse sulle auto aziendali, dove avete scatenato il putiferio da parte delle aziende, tasse sulla plastica, tasse sullo zucchero. E se prendiamo le ultime due, io ricordo il ministro Di Maio, per giustificare all'inizio la tassa sullo zucchero, disse che quella e la tassa sulla plastica, disse che quelle due tasse erano due tasse che servivano per il futuro, per i nostri figli, che servivano per l'ambiente, che erano due tasse che dovevano essere sostenute, soprattutto quella sulla plastica, che lui era uno statista che non guardava semplicemente all'oggi, ma guardava a medio-lungo periodo. Ebbene, sulla tassa sulla plastica, spiegatelo al ministro Di Maio che dopo che i distretti produttori di plastica, in particolar modo quelli dell'Emilia-Romagna, visto che ci sono stati dei distretti che si sono lamentati, allora cosa abbiamo fatto? Cosa avete fatto? Avete fatto finta di tornare indietro. Ci avete detto che prima la riducevate e poi veniva levata, per poi dirci che invece veniva solamente posticipata, ma con una tassa più bassa. Signori, però fate pace con voi stessi, non potete dire abbiamo ottenuto un grandissimo risultato, parlo soprattutto ai colleghi di Italia Viva che in questo momento non li vedo, no? Se prima in Consiglio dei Ministri inserite una tassa e poi vi rendete conto che l'avete inserita perché in quel momento in Consiglio dei Ministri dormivate, non potete dirci abbiamo raggiunto un risultato, no, avete inserito una tassa, l'avete inserita anche voi, cari amici di Italia Viva. E diciamolo al signor Renzi, al senatore Renzi, che i suoi ministri in quel momento facevano la nanna, perché bisogna dirlo. E soprattutto la tassa sullo zucchero. Sulla tassa sullo zucchero, anche qua ci avete raccontato che era per il benessere dei nostri figli. State tassando anche le bevande non zuccherate. E allora qua, la tassa sullo zucchero, si tassano le bevande non zuccherate. Diciamolo, è una tassa per fare soldi. È una tassa per fare soldi, in particolar modo su che cosa? Su chi la facciamo? La facciamo su un settore che non è il settore delle multinazionali, è il settore dell'agroalimentare. Perché ci sono multinazionali italiane che per aiutare l'agroalimentare italiano, per aiutare l'agricoltura italiana, stanno utilizzando lo zucchero italiano, perché nello scorso governo, quando c'eravamo noi, gli avevamo chiesto e gli avevamo obbligati a inserire nel processo produttivo lo zucchero italiano. E ci sono multinazionali, che magari alcuni si strappano i capelli, ci sono multinazionali che gli agrumi utilizzano gli agrumi della Sicilia, solo agrumi siciliani, solo agrumi italiani, e nel momento in cui noi andiamo a tassare quella tipologia di bevande non aiutiamo i bambini, freghiamo le aziende.
Beh, signori, noi abbiamo, colleghi, abbiamo provato a migliorarla questa legge di bilancio, abbiamo portato avanti dei progetti, per cercare di migliorarla e anche di modificarla. Sui due argomenti di nostra competenza, 75 emendamenti sull'agricoltura e 30 emendamenti sul turismo. A proposito di agricoltura, mi sarebbe piaciuto vedere in aula oggi pomeriggio il ministro Bellanova, invece che vederla stamattina quando parlava il suo capo, però così è. E quindi parliamo di alcune tematiche. Contenimento fauna selvatica. Abbiamo presentato un emendamento per il contenimento della fauna selvatica. Tutti voi alla manifestazione di Coldiretti vi siete presentati e avete promesso agli agricoltori che avrete fatto qualche cosa e invece non avete fatto niente. Davanti agli agricoltori ci avete messo la faccia e ancora una volta la parola non vale niente. Bocciato l'emendamento. Provvedimento per incrementare la dotazione organica del comando dei carabinieri e della tutela agroalimentare, perché noi l'agroalimentare lo vogliamo tutelare e lo vogliamo promuovere. Emendamento bocciato. 100 milioni di euro per aiutare le aziende alimentari italiane che subiscono i danni dai dazi. 100 milioni di euro. Il nostro l'avete bocciato. Avete fatto un emendamento dove avete messo 1 milione di euro. Ma cosa pensate di fare con 1 milione di euro? Pensate di andare negli Stati Uniti, come ha detto il ministro Bellanova? Voglio andare a dire agli americani di mangiare il formaggio italiano perché il formaggio italiano è buono. E secondo voi basta quello? Secondo voi basta il ministro Bellanova che va dall'altra parte dell'oceano a dire agli americani di mangiare il formaggio italiano? Ma signori, serietà quando si lavora, serietà. In tema di etichettature, rating agroalimentare per fornire certificazioni di eccellenza alle aziende che aderiscono al nostro progetto innovativo. 100 milioni di euro per combattere concretamente i concetti strampalati di Nutri-Score ed etichettatura semaforo. Questo è un argomento che ormai in Europa è all'ordine del giorno. Noi abbiamo fatto una proposta alternativa al progetto strampalato che stanno portando avanti in Europa, che lo sta portando avanti soprattutto la Francia. 100 milioni di euro. Ebbene, anche su questo argomento, tante parole, zero fatti. Ci chiediamo che cosa stia facendo il governo in Italia, niente, e in Europa lo vedremo nelle prossime settimane. Sul turismo, anche qua avevamo un ministro che ci ha promesso tante parole ma pochi fatti. In legge di bilancio sul turismo zero, lo dico soprattutto ai colleghi del turismo che ci stanno ascoltando, sul turismo non hanno messo niente. Tax credit l'avevano promesso zero. Per i pertinenziali balneari, anche qua, sui pertinenziali, l'avevamo detto anche coi colleghi del Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato un emendamento, niente. Tra le varie cose mi risulta che il capo di gabinetto del ministro Bellanova è la stessa persona che ha fatto una sentenza, è la sentenza che dovrebbe, secondo loro, ammazzare i balneari. Bella roba. Poi, rilancio delle terme. Abbiamo presentato un emendamento per rilanciare le terme nel nostro paese. Lo sapete, cari amici del governo, che il problema è che le terme sono in crisi? No, non lo sapete e infatti ce l'avete bocciato. Fallimento di Thomas Cook, ne avevamo parlato in quest'aula, avevamo fatto delle proposte, ce le avevate bocciate dicendo che ci stavate pensando, che stavate pensando a che cosa fare, non avete fatto niente, vi abbiamo rimesso sul tavolo la stessa proposta dicendo aiutiamo le agenzie di viaggi, i tour operator italiani e gli alberghi italiani, li avete bocciato tutto. Poi, adeguamento per le strutture ricettive per il completamento dei sistemi antincendio. Anche qua, le nostre strutture ricettive hanno bisogno di un aiuto per completare questi progetti. Bocciato. Estensione dell'uscita della Bolkestein anche per il settore nautico, acque interne e porti turistici. Anche qua, è un progetto che ci stanno chiedendo tutti, tutto il sistema del turismo. L'abbiamo proposto? Niente. La questione degli ostelli. Signori, è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo sacrificato il sistema degli ostelli, della gioventù, del nostro paese, semplicemente per un problema interno al Movimento 5 Stelle. Una persona del settore degli ostelli che lavora per un ministro del Movimento 5 Stelle, un sottosegretario del Movimento 5 Stelle, e proprio per questo motivo, tutte le volte che lo presentiamo, lo bocciate. Fate pace con voi stessi, il conflitto di interessi ce l'avete in casa il conflitto di interessi. Termino, Presidente. Con questo voto di fiducia, perché con il voto di fiducia che ci chiederete nei prossimi giorni, avete esaurito la missione di questo governo.
Avete fatto un favore agli italiani, avete evitato l'aumento dell'IVA, avete fatto un favore agli italiani, adesso fate un altro favore. Liberateci da voi stessi, liberateci dalla vostra presenza e mandate gli italiani a votare. Grazie.